Vede, Presidente, questa legge non mette un soldo per evitare casi di malasanità. Anzi, con questa legge, con i primi articoli, c'è il rischio, come ha detto precedentemente il collega, di creare un divario ancora più marcato tra le regioni del nord e le regioni del centro e del sud. Il problema non è neanche da Roma in su, perché in realtà Roma è anche una realtà molto problematica per quanto riguarda la sanità. Diciamo che su 20 regioni forse solo 3 o 4 potranno adeguarsi a questa legge, con le attuali finanze, con le attuali risorse. Vede, Presidente, c'è un modo, un unico modo per migliorare la sanità pubblica, perché noi teniamo la sanità pubblica italiana, finanziandola. Negli ultimi anni i governi che si sono succeduti hanno sempre diminuito le risorse a favore della sanità pubblica, del Servizio Sanitario Nazionale, incluso questo governo. E allora è inutile parlare di responsabilità professionale quando in realtà il 90% forse dei medici, degli infermieri, delle ostetriche possono essere considerati degli eroi che lavorano anche 12 ore al giorno, sottopagati rispetto ai loro omologhi stranieri. Abbiamo medici che vanno e infermieri che vanno in Inghilterra, dove sono pagati il doppio, dove magari infermieri lavorano seguendo solo 2 pazienti, mentre qui negli ospedali italiani in ogni reparto di notte c'è un solo paziente, se va bene c'è un medico di guardia per tutto l'ospedale. Qui il rischio. È qui che si possono creare casi di malasanità, ma la responsabilità non è soprattutto dei medici e degli infermieri, è di chi gestisce gli ospedali, dei direttori generali magari piazzati lì perché hanno la tessera politica, degli assessori e del Ministro della Sanità che non mette finanziamenti. Perché, Presidente, la maggior parte dei casi di malasanità, anche secondo il Ministero, uno studio del Ministero, dipende da carenze di gestione e di organizzazione degli ospedali stessi. È per questo che questa legge non è solo inutile, ma è anche dannosa. Andiamo a parlare delle linee guida che serviranno da esimenti della responsabilità penale di un professionista, linee guida fatte da società scientifiche private, non si sa con quali conflitti di interessi, linee guida che potranno anche divergere, perché magari avremo 2 società scientifiche che trattano la stessa materia, che pubblicano 2 linee guida diverse. E come potrà decidere un giudice sulla responsabilità penale? Ma parliamo della responsabilità penale, perché qui si fa ancora peggio della legge Balduzzi. Si depenalizza la responsabilità penale del medico mediamente colpevole di omicidio colposo. Un medico mediamente colpevole di omicidio colposo non sarà più responsabile. Ora, voi dovreste spiegare perché mettete praticamente sullo stesso piano un medico bravo, coscienzioso, con un medico mediamente colpevole di omicidio colposo. Che senso ha? Che insegnamento diamo a coloro che fanno attualmente la facoltà di medicina o le specializzazioni? Però dovreste spiegare questa legge, questa normativa anche ai familiari delle vittime, perché, attenzione, ci sono anche i familiari delle vittime che dovrebbero avere voce in capitolo. Avrete sicuramente ricevuto, come l'ho ricevuto io, una lettera da parte dei genitori di Giulia, morta a 4 mesi il 25 dicembre, a Natale, i cui genitori lottano da 5 anni contro non solo questi casi di malasanità, ma contro anche la mala giustizia imperante. Oppure dovreste spiegarlo ai genitori di Esther, decenuta ad un anno, solo un anno dopo essere stata dimessa dall'ospedale. O anche i genitori di Sara, morta a 3 anni per colpa di un medico già condannato in primo grado per un altro caso di omicidio colposo e prescritto in appello. Medico che continua ad operare all'interno della sanità pubblica, mettendo in pericolo in realtà tutti gli altri medici, ma soprattutto tutte le altre persone che vanno a chiedere aiuto e tutela in ospedale.
E in realtà già adesso le condanne penali sono rarissime, sono pochissime le condanne penali per omicidio colposo, è per questo che non serviva un'altra legge, perché se sono già così poche, perché depenalizzare ancora di più questo reato, che nei fatti, negli atti delle procure è già depenalizzato? E passiamo invece alla responsabilità civile. Già ora la maggior parte dei procedimenti civili avviene e viene iniziato contro le strutture pubbliche o private e non contro il personale sanitario. Con la vostra legge, oltre a rendere più costoso per il paziente... Colleghi, posso chiedere di abbassare il tono della voce di chi chiacchiera amabilmente su altre materie? Sì. Non mi pare di aver avuto grande successo, ma un pochino sì. Prego. Grazie, quindi. Presidente. Dicevo che con la vostra legge, oltre a rendere più oneroso, più costoso, più difficile l'accesso alla giustizia civile, voi addirittura fate un danno verso tutto il personale sanitario, perché saranno costretti, grazie al vostro articolo 8 e al vostro articolo 10, a presentarsi in udienza obbligatoriamente, a nominare un avvocato obbligatoriamente, anche quando prima non era necessario. Perché questa legge è scritta così male che forse voi siete addirittura andati contro i vostri intendimenti per fare una legge arraffazzonata. Questa legge, Presidente, va nella direzione non di tutelare i medici o il personale sanitario, va in realtà nella direzione di tutelare le lobby, ad esempio, delle cliniche private. Pensiamo alla clinica degli orrori Santa Rita o a quello che qualche mese fa è accaduto a Palermo, dove è morta una bambina e dove sembra che l'anestesista fosse andato a prendere un caffè insieme alla figlia del proprietario della clinica privata. A queste persone dovreste rendere conto di quello che fate in quest'Aula, non alle lobby delle cliniche private o alle lobby delle assicurazioni, perché, come ha detto il collega Monchiero, dobbiamo rifavorire le assicurazioni che non entravano più nel mercato. Noi dobbiamo favorire le persone, non le assicurazioni e i profitti delle assicurazioni. Questa legge è scritta così male che c'è il rischio che qualora entri in vigore così come è scritta, tutte le persone morte o tutte le persone che hanno avuto un danno da infezione ospedaliera non saranno più tutelate. Ne parlammo la settimana scorsa, ma sembra che non sia successo niente. Si elimina, c'è il rischio che si elimini la responsabilità della struttura per i danni da infezione ospedaliera. Il 3% dei ricoverati muore per un'infezione ospedaliera contratta in ospedale, causata dalla vetustà delle strutture ospedaliere, causata dal fatto che vengono a mancare i finanziamenti da parte dello Stato, viene a mancare la manutenzione degli ospedali, la pulizia degli ospedali. E queste persone non meritano tutela? Vede, Presidente, l'unica cosa positiva in parte di questa legge è il fondo. Peccato che però di questo fondo non si conosca la sua consistenza, non sappiamo quanti soldi ci saranno, quindi non essendoci neanche una garanzia dello Stato per le vittime di malasanità, non sappiamo se saranno tutelate tutte le persone. Ma la cosa più grave è che questo fondo tutelerà solo le vittime future e magari le vittime attuali di malasanità e di malagiustizia soprattutto, perché sono due settori che si intersecano, non saranno tutelati da questo fondo. Vi rendete conto che fate una norma sul fondo positiva, ma totalmente monca? E mi domando perché fate questa norma. Vede, Presidente, questa legge, così come è scritta, prende l'assunto sbagliato, prende il punto di partenza sbagliato della medicina difensiva. Punto di vista portato avanti dalle lobby assicurative negli Stati Uniti e portato avanti da queste lobby per diminuire i premi magari, per diminuire i risarcimenti, le portano avanti anche qui in Italia. Vi sono studi che affermano scientificamente che la medicina difensiva è un mito perché non esiste, ma d'altro canto voi parlate di medicina difensiva quando tagliate, rendete a pagamento oltre 200 procedure diagnostiche che potrebbero salvare la vita delle persone, così da creare ancora di più il divario tra una sanità di chi se la può permettere pagando un ticket e pagando una procedura diagnostica contro la sanità di chi non si può permettere una procedura diagnostica a pagamento e rischia la vita
a causa dei vostri mancati finanziamenti alla sanità pubblica. Andatelo a dire a quelle persone che aspettano magari un anno per una ecografia, per una RX, aspettano un anno perché voi non finanziate, non mettete dentro radiologi, medici in ospedale, perché non volete mettere soldi nella sanità pubblica. Deve concludere, onorevole Colletti. Concludo dicendo che voteremo convintamente contro questa legge, fatta contro gli interessi delle persone, contro gli interessi dei pazienti, ma financo contro gli interessi di tutto il personale sanitario.